E vabbè, però si sta riprendendo anche un pezzo della cosa. Io farò un intervento velocissimo perché è stato già detto tutto e di tutto. Sono Davide Bono, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ma sicuramente sui giornali abbiamo visto quello che è stato fatto passare e noi non ci stiamo. Noi non ci stiamo a questa rappresentazione del movimento che è totalmente fuori dalla realtà di quello che è, che è stato e che mi auguro sarà il movimento. Quindi abbiamo sentito parlare di Black Bloc, prima si è detto delle maschere antigas, tutti quelli che erano alla centrale, ma anche nelle altre zone un po' più calde, Giaglione, Ramat, hanno indossato le maschere antigas. Io ho indossato le maschere antigas, l'ho comprata. L'ho indossata perché dopo essere stato intossicato lunedì scorso, sinceramente signori, due volte il gas lacrimogeno al CS non me lo respiro. Avevo anche un caschetto bianco, quindi se avere un caschetto, un elmetto e una maschera antigas significa essere un black bloc, bene, allora sono un black bloc. Vi dico solo due cose proprio perché mi è stato detto, ma io sto appunto un po' studiando, visto che sono anche un medico, oltre che un rappresentante politico, queste sostanze non fanno bene. Cloro malonitrile, quando viene esplode, rilascia delle sostanze tossiche perché ad alta temperatura col cloro sapete che si rilascia anche diossina, composti cancerogeni, composti tossici. Quando la pelle cade ed è sudata, si assorbono e penetrano in profondità, oltre ovviamente essere respirate, entrare nelle mucose congiuntivali, nella bocca, eccetera, nelle vie aeree. Non fanno assolutamente bene, sono bandite da una convenzione internazionale, grazie, per quanto riguarda le guerre. Vengono invece utilizzate in alcuni paesi, in alcuni Italia, per la repressione di atti così, di protesta delle popolazioni civili. Non è un po' un assurdo secondo voi? Le guerre civili non vengono usate, mentre gasare i cittadini che protestano, che cercano di avvicinarsi, appropinquarsi alle recinzioni, vengono usate a go-go, perché non si era mai visto una cosa del genere, centinaia e migliaia di lacrimogeni. Io porto ancora un bozzo, un ematoma qua sulla testa, perché sono stati sparati ad altezza uomo. Io ho chiesto poi la Digos, dopo quando abbiamo così trattato la tregua, tra virgolette, temporanea, visto che si sono usati i temi di militarizzazione. Io ho detto che probabilmente erano stanchi le forze dell'ordine, per cui il fucile si è abbassato e si sparava ad altezza uomo, però certo non fa bene ricevere uno di questi in testa, ci sono ragazzi che sono fatti male. Quindi ovviamente io non sto a dire, io non voglio criticare ulteriormente quanto è stato fatto dalle forze dell'ordine, perché sono sicuramente mal informati, poco preparati, e gli è stato fatto un lavaggio del cervello che di fronte avrebbero trovato appunto questi fantomatici black bloc, anarchi, insurrezionisti, eversivi, terroristi, criminali e chissà cosa. Invece si sono trovati davanti delle persone normali, come siete tutti voi. Ovviamente così caricate, ovviamente rispondo in un certo modo. Io ce l'ho con la politica, con la classe politica tutta, destra e sinistra, e quello che è uscito oggi sono fatti. Anche per quanto riguarda il nostro Presidente della Repubblica, perché da napoletano in effetti questa presa di posizione così forte, soprattutto quando non conosce la realtà della Val di Susa, perché non è mai venuto, non trattiamo i suoi trascorsi passati, ma non me l'aspettavo e sinceramente mi aspettavo che c'è le prese di posizione da altre parti, ma sono prese di posizioni che noi non tolleriamo mediaticamente, e rispondiamo dicendo che comunque siamo pienamente solidali e vicini al movimento Notav, che è un movimento pacifico addirittura non violento, se gli è dato la possibilità di essere tale. Perché io infatti ho scritto anche oggi, attendo una risposta, se Gandhi cercando di fare resistenza non violenta fosse stato tempestato di gas lacrimogeno, cosa faceva? Si alzava e se ne andava o restava a farsi gasare come un topo? Questa è la domanda. Quindi se le forze dell'ordine smetteranno di usare i gas lacrimogeni, il movimento cercherà di fare resistenza non violenta in tutti i modi in cui ha sempre... No, ma se ne dovrebbero proprio andare. Questo è il fatto sicuro. E se stava andando in Maddumaria. Questo è sicuro. Allora, con le buone maniere. Andiamo a fare un giro di domande e poi c'è Paolo. Per difendere quattro New Jersey messi in croce, mi fa un po' ordinata. Sì. Facciamo un po' di domande a fornire.